Riprendiamo ovviamente da dove eravamo arrivati la volta scorsa. Vi ricordo che siamo arrivati a definire il circuito equivalente di un trasformatore. In particolare siamo partiti da una struttura che abbiamo detto essere solo di principio, nella realtà abbiamo cominciato a vedere come è realizzata. Quindi un nucleo su cui sono disposti, sulle due colonne sono disposti due avvolgimenti, l'avvolgimento primario alimentato dalla tensione istantanea di tipo 1, percorso dalla corrente di tipo 1, l'avvolgimento secondario, tensione di tipo 2, corrente di tipo 1. Abbiamo detto che in realtà diciamo l'avvolgimento primario e secondario normalmente si dispongono sulla stessa colonna, quindi se abbiamo due colonne si dispongono gli avvolgimenti per metà su una colonna e per metà sull'altra, questo per consentire il miglior concatenamento tra l'avvolgimento primario e secondario e fare in modo che i flussi dispersi siano il più possibile limitati. Siamo, quindi abbiamo scritto l'equazione di equilibrio elettrico per gli avvolgimenti, tipo 1 più tipo 1 uguale L1 tipo 1 più L1B, distanza di dispersione primaria corrispondente al flusso disperso per la derivata di tipo 1 rispetto al tempo, e allo stesso modo di tipo 2 più L2 uguale R2 di tipo 2 più L2D per la derivata rispetto al tempo della corrente di tipo 2, dove L1 è uguale a meno L1, numero di spire dell'avvolgimento primario, per la derivata del flusso Φ con M, il flusso di Newton sarebbe il flusso che concatena ogni singola spira sia dell'avvolgimento primario che dell'avvolgimento secondario, quindi sono linee di forza che concatenano entrambi gli avvolgimenti. Quindi, per esempio, se questo fosse un tubo di flusso, che è l'ipotesi da cui siamo partiti inizialmente, di trasformatore ideale, chiaramente Φ con M corrisponde proprio col flusso di colonna e che poi diventa flusso di giorno, è sempre lo stesso, e quindi il flusso anche dell'altra colonna rispetto al tempo, e con 2 uguale meno L2 del filo del su dt. Quindi il rapporto E con 1 abbiamo osservato su E con 2 è sempre uguale tra le forze elettromotrici indotte dal flusso di mutua, perché anche il flusso disperso induce una forza elettromotrice, però è una forza elettromotrice che non contribuisce alla trasmissione di energia per via elettromagnetica dal primario e secondario, quindi da loro soltanto alla caduta di tensione tra virgolette parassite che devo cercare di contenere il più possibile. Il rapporto E con 1 su E con 2 è sempre uguale a N1 su N2, che però insomma, è diverso da V con 1 su V con 2, uguaglianza che avevamo nell'ipotesi di trasformatore ideale. Ovviamente io devo fare in modo che questo rapporto sia il più possibile prossimo a V con 1 su V con 2, cioè voglio che il rapporto tra la tensione primaria e secondaria di un trasformatore sia il più possibile vicino al rapporto tra le numero spire dell'avvolgimento primario e dell'avvolgimento secondario, quindi sia il più possibile vicino al rapporto di trasformazione del trasformatore. Diciamo che ci siamo, normalmente è un'ipotesi abbastanza ragionevole, ingegneristicamente ragionevole, perché i parametri dell'avvolgimento primario e anche dell'avvolgimento primario e anche di quello secondario sono parametri piccoli, cioè si fa in modo che la resistenza sia abbastanza piccola, che il coefficiente della induzione di dispersione del primario e del secondario siano modesti, migliorando il concatenamento, per cui questa ipotesi nella maggioranza dei casi è diciamo ben verificata. A queste equazioni poi, per poter completare il modello, abbiamo aggiunto quella derivante dalla computazione magnetica nel circuito magnetico del trasformatore, che è N1 I con 1 la forza magnetomotrice primaria più N con 2 I con 2 forza magnetomotrice secondaria uguale al prodotto della riluttanza del circuito magnetico per il flusso di Newton. Ma poiché questa relazione vale anche a vuoto, quindi N1 per I con 1 0, se chiamo I con 1 0 la corrente assorbita in condizioni di funzionamento puro è uguale a R Φ con M, e le riluttanze sono le stesse se ipotizzo che la configurazione del campo non cambi passando da vuoto a sottocarico, ipotesi che sicuramente vera se siamo in regime di linearità del circuito magnetico, ma che è sostanzialmente vera anche nel caso di materiale ferromagnetico. Quindi posso scrivere da qui che N1 I con 1 più N1 I con 1 I con 2 I con 2 uguale a N1 I con 1.
Fin qui abbiamo fatto un Bignami, un resumo di quello che a cui siamo arrivati l'altra volta. In particolare l'altra volta siamo arrivati a costruire un circuito le cui equazioni risolutive coincidono con le equazioni di Bell che abbiamo trovato nel trasformatore. Il circuito è questo. Quindi qui abbiamo l'induttanza L con M, che è l'induttanza corrispondente al flusso di mutua, quindi ai percorsi, alle linee di flusso che concatenano entrambi gli avvolgimenti. Qui abbiamo la resistenza primaria, coefficiente di riduzione di dispersione primaria. Qui abbiamo quella quantità chiamata L2 e L2D, rispettivamente resistenza e coefficiente di riduzione del secondario riportato al primario. Adesso qui abbiamo la mia tensione T1, la corrente T1, qui abbiamo la tensione secondaria riportata al primario, corrente secondaria riportata al primario, e qui circola la somma delle due, che adesso vedremo a quanto è uguale. Quindi la T'2, vi ricordo che noi abbiamo manipolato l'equazione secondaria con una operazione esclusivamente matematica. Abbiamo costruito questo circuito nell'ipotesi di linearità della caratteristica magnetica del materiale che costituisce il nucleo del trasformatore. Quindi la T'2 è uguale a T2 per il rapporto di trasformazione tra T1 e T2. La T2, la corrente secondaria riportata al primario, invece è uguale alla T2 per l'inverso del rapporto di trasformazione. E abbiamo dato anche un significato fisico, vi ricordate? È quella corrente, perché da questa relazione N1 per I'2 è uguale a N2 per I'2, la I'2, la corrente secondaria riportata al primario, è quella corrente che circolando nell'avvolgimento primario dà luogo a una forza magnetomotrice uguale a quella sostenuta dalla effettiva corrente secondaria circolante nel avvolgimento secondario. Per quanto riguarda invece il ritorno dei parametri, la R'2 è uguale a R2 per il quadrato del rapporto di trasformazione. Analogamente L'2D è uguale a L2D per il quadrato del rapporto di trasformazione. E chiaramente la somma I'1 più I'2, se voi dividete tutto per N1 in questa relazione, è uguale proprio alla I'1,0. La corrente assorbita in condizioni di funzionamento a punto, quindi questa qui è la I'1,0, che è la somma delle due corrente. Questo è il circuito equivalente ricavato. Non abbiamo fatto nessuna ipotesi sulla forma d'onda delle tensioni delle correnti, ovviamente vale anche in sinusoidale. Dovete semplicemente sostituire i fasori con i valori istantanei delle grandezze. Dunque, vi faccio notare, diciamo, che il riporto delle grandezze secondarie al primario, che abbiamo, ripeto, introdotto con un'operazione matematica, no? Moltiplicando e dividendo, giocando sull'equazione del secondario, di fatto non altera, per esempio, il regime delle potenze. Che significa? La potenza per effetto Joule che si dissipa sulla resistenza dell'avvolgimento secondario, quanto vale? Vale R2 per I'2 al quadrato, qua non ci vuole, no? Il regime Joule. Se guardo questo circuito, se questo circuito rappresenta il secondario, la potenza è R'2 per I'2 al quadrato, è vero? Ma R'2 è uguale a R'2 per il quadrato del rapporto di trasformazione. I'2, l'abbiamo scritto qua, è uguale a I'2 per l'inverso del rapporto di trasformazione. Ovviamente dobbiamo avere al quadrato, e quindi qua viene ancora R2 per I'2 al quadrato. Quindi vedete che l'operazione di riporto non altera l'equilibrio energetico, d'accordo? È un circuito facile da ricordare. Manca ancora un elemento in questo circuito. L'elemento che ritroveremo con riferimento a un'alimentazione sinusoidale, l'elemento è rappresentato dalle perdite nel ferro, cioè
cioè non solo, cioè in tutte le dissipazioni energetiche ci sono, che sono quelle sostanzialmente associate alle resistenze, quindi quelle dell'effetto Joule. Però noi sappiamo che un materiale ferromagnetico è sempre sede di perdite, ed è sede di perdite di due tipi. Abbiamo perdite per isteresi, quindi le perdite che sono dovute proprio nel caso di alimentazione sinusoidale alla magnetizzazione alternativa del ferro, che segue un ciclo di isteresi, e voi sapete che a quell'area del ciclo di isteresi corrisponde un'energia dissipata. Il fatto che non mi muovo lungo la stessa curva quando l'induzione cresce o quando l'induzione diminuisce corrisponde a un'energia dissipata. Voi sapete che le isteresi sono proporzionali, la potenza dissipata per isteresi alla frequenza, quindi quante volte al secondo percorre il ciclo di isteresi, e a una potenza del valore massimo di riduzione secondo un coefficiente alfa che si chiama coefficiente di Steinmetz. Che dipende dal materiale ed è compreso tra 1,8 e 2,2. Diciamo che in prima approssimazione possiamo ritenerlo uguale a 2. Poi abbiamo le perdite per correnti parassite. Le perdite per correnti parassite sono quelle perdite legate al fatto che il ferro è un conduttore, sarà un brutto, sporco conduttore. Sapete che la resistività del ferro normalmente è dell'ordine per 2·10⁸ al metro, quindi stiamo parlando di una, mentre invece quella del rame siamo dell'ordine, diciamo, 0,5, ma anche di meno se si utilizza rame particolarmente per 10⁸ a un metro. Diciamo, normalmente il ferro ha una resistività che è una decina di volte quella del rame, però ha una resistività, è un conduttore. Quindi nel momento in cui è immerso in un campo magnetico variabile, è chiaro che qualunque percorso considero all'interno, anche virtuale, del ferro, cioè se lo immaginate come la sovrapposizione di tante spire, diventa sede di forze elettromotrici indotte, e quindi poiché si tratta di ferro chiuso in cortocircuito, sostanzialmente, a queste forze elettromotrici indotte corrispondono delle correnti, le correnti parassitiche, anche le correnti di Foucault. Alla circolazione di queste correnti associate una dissipazione di energia e quindi perdite per correnti parassitiche, le quali sono proporzionali al quadrato della frequenza, al valore massimo dell'induzione al quadrato, sono proporzionali poi allo spessore delta della mirina del ferro. E basta, ovviamente alla natura del materiale. Ecco perché il ferro lo si lamina, cioè il nucleo lo si ottiene per laminazione, per sovrapposizione di lamierie. Ah, avevo preparato il catalogo. Se andate sul sito della ACK Steel, AKC Steel, vedete la Merini Magnetica CKC, trovate un catalogo che potete scaricare. Poi domani, se no domani ve lo porto e ve lo fotocopiate, una ventina di pagine sul telefono. Però è utile perché poi magari ci facciamo un'esercitazione su questi dati. Ci sono proprio le caratteristiche dei lamierini, quegli spessori, quelli utilizzati, eccetera. Allora, per capire come posso modellizzare queste perdite del ferro, devo fare un attimino un piccolo passo indietro sul modello, cioè vi descrivo il modello in termini di grandezze sinusoidali, ma è banale, e con 1 più e con 1, scusate, in questo circuito la e con 1 ovviamente per i riferimenti come abbiamo preso sta qua, questa è la e con 1
e naturalmente da quest'altra parte c'ho la E'2 che guarda caso è uguale alla E'1, perché in maniera analoga al riporto della tensione secondaria la E'2 è uguale alla E'2 effettiva per N1 su N2, ma è la N2 effettiva è meno N2 per la derivata del flusso aggiunto rispetto al tempo moltiplicato per N1 su N2 viene uguale a meno N1 per la derivata del flusso aggiunto rispetto al tempo, che guarda caso è uguale proprio alla E1. Ok? Quindi qui ho la E1, qui ho la E2, che però è ovvio, no? La tensione per la seconda è sempre la stessa. Quindi batte tutto quello che abbiamo detto. E1 uguale L1 per I1 più J omega, pulsazione, L1 D per I1. Poi ho I'2, più E'2 che sarebbe sempre E1. Certo, per scrivere E'2 uguale E'2 per E'2 più J omega L'1 2D per E'2, ma poiché E'2 è uguale a E'1, vabbè, insomma, viene. E sostanzialmente questo circuito diventa lo stesso, ripeto, a patto di sostituire. Facciamo le grandezze istantanee con i corrispondenti fasori in sinusoidale. Quindi se volete qui possiamo mettere le grandanze x1d, chiaramente x1d sarà uguale a omega per l1d e così via, no? Quindi qua c'è R1, qua R2, qua X2D, I'2 fasore, I'1 fasore, qua c'è omega LM o XM, però volete definire la reattanza di Mugla, I'1 è il fasore della corrente secondaria di portata ordinaria. La tensione fra questi due punti è pari a E1, che è uguale anche a L1. Bene, il flusso di mutua, quindi noi abbiamo che la mia E1 è uguale a meno N1 per ΔM su T. È chiaro che in questo circuito, essendo una rete lineare, nel momento in cui il forzamento è sinusoidale, tutte le grandezze sono sinusoidali, quindi se V1 è sinusoidale, ripeto, nei corsi di linearità in cui siamo messi, se V1 è sinusoidale, allora anche E1 sarà sinusoidale e anche Φm sarà sinusoidale. Vi trovate? Questo significa che φ con m avrà una forma del tipo valore massimo del flusso, che mi interessa per sapere perché mi interessa il valore massimo del flusso, perché al valore massimo del flusso è legato il valore massimo dell'induzione, no, almeno della sezione, perché il flusso è sostanzialmente, per esempio nella colonna, il valore massimo dell'induzione è dato proprio dal valore massimo del flusso diviso la sezione, se suppongo che il campo qui sia abbia linee di forza tra di loro parallele allineate con l'asse della colonna. Quindi sarà φ con n, per esempio, per il seno di omega t meno un angolo psi che dipende dagli sfasamenti. Quindi in generale abbiamo una forma di questo tipo. Poiché la E1 è uguale a meno N1 del φ con n su dt, quindi sostituendo qui avremo meno N1, valore massimo del flusso, nella derivata ci sta un omega, per il coseno di omega t meno psi. Vero?
Ma lei con 1, vedete, è sinusoidale, quindi posso scriverla come una E con 1m, valore massimo di E con 1, per il coseno di omega t meno psi, dove il valore massimo di E con 1m è uguale proprio a N1 fi con m omega. Ma se il valore massimo è questo, il valore efficace di E con 1 avendo a che fare con grandezze sinusoidali, nel senso anche con le grandezze deformate, ma in questo caso è immediato ricavare il valore efficace, che sarà uguale a E con 1m diviso radical 2, e quindi sarà uguale a omega diviso radical 2 N1 per il valore massimo del flusso. Ma omega è la pulsazione delle grandezze di alimentazione, quindi è 2 pi greco F, quindi 2 pi greco diviso radical 2 F N1 si con M. 2 pi greco diviso radical 2 fa il mitico 4,44. Per chi viene dall'istituto tecnico, sicuramente se lo ricorda, per chi viene dal liceo scientifico, come all'epoca, capito a me, tanto mi dico, non era, però esce 1444 F, però il campo della macchina elettrica, poi lo ritroveremo, N1 fi con M. E questa relazione, cioè la riscrivo qui, giusto per la matematica, E con 1 uguale 4,44, cioè il valore efficace della forza elettromotrice indotta primaria, è 4,44, N1 F per φ con m, esprime un legame tra, vedete, la forza elettromotrice indotta al primario, il valore efficace della forza elettromotrice primaria e il flusso massimo. Bene, questa è la relazione da cui parte sostanzialmente il progettista quando deve dimensionare il trasformatore. Apriamo un piccolo spaccio, anche se non è oggetto del corso, ma giusto per farvi capire la potenza di questa relazione. In realtà, diciamo, la V con 1, il valore efficace della tensione di alimentazione, non è esattamente uguale alla E con 1, è vero? Cioè, V con 1 è diverso da E con 1, ma di quanto è diverso? È diverso per effetto delle cadute che abbiamo sulla resistenza e sulla reattanza di dispersione dell'avvolgimento primario. Abbiamo detto che queste cadute sono piccole perché io realizzo i trasformatori in maniera tale che resistenza e reattanza di dispersione siano contenute. Quindi in prima battuta posso fare un'ipotesi semplificativa di ritenere V con 1 circa uguale a E con 1. Questo che significa? Che V con 1 sarà uguale a 4,44 FN1 φ con m. Quindi ho una relazione diretta tra il valore efficace della tensione di alimentazione, che è un dato del problema. Io voglio realizzare un trasformatore da mettere in una rete in cui la tensione primaria è 10.000 volts, oppure 400 volts, se sto facendo la massa tensione. E questo prodotto, la frequenza la conosco, quindi a questo punto posso scegliere, devo scegliere, il progettista deve scegliere il numero di spinte primarie e il flusso massimo. Il flusso massimo come lo ricava? Se ho un'ipotesi, questi cosi, vedete, cioè il mio flusso massimo sarà uguale all'induzione, al valore massimo dell'induzione nella colonna per la sezione della colonna, la sezione del ferro nella colonna. Ricordo che il gioco e la colonna possono avere sezioni diverse. Quindi V con 1 sarà circa uguale a 4,44 F. 50 Hz sto progettando il trasformatore per l'Europa, 60 Hz lo devo esportare nel Nord America, per N1, per V con M, sezione V con M del valore massimo di induzione della colonna, per la sezione del ferro della colonna. A questo punto prendo le caratteristiche del mio materiale, vedo che il ginocchio della saturazione, cioè il valore massimo di induzione a cui posso lavorare prima di andare in saturazione, normalmente per un lamierino utilizzato nel caso dei trasformatori, la caratteristica di questo tipo vale 1,6 frattino 1,8 Tesla. Sì,
si può arrivare in qualche caso anche a 1,9, 2, però insomma normalmente ci si mantiene intorno a 1,8. Allora, ipotizzo il valore del massimo dell'induzione a cui voglio lavorare. Devo scegliere N1 e la sezione. Do una sezione del ferro, mi viene fuori una N1. A quel punto comincio a vedere se quell'N1 spire ci vanno, perché poi una volta che ho individuato il numero di spire mi condiziona l'altezza della colonna, quindi ho trovato la sezione della colonna, poi devo mettere l'altezza della colonna. L'altezza della colonna dipende da quante spire devo appoggiarci sopra. È vero che le spire posso avvolgere una sull'altra aumentando il diametro, però in questo modo cosa peggiorerei? La dispersione. Mi trovo, io voglio stare proprio attaccato al ferro, quindi, e vado avanti, quindi ipotizzo una sezione, ricavo il mio comune, lo avvolgo sopra, vedo se ci va, ricavo la lunghezza, a questo punto vedo se il trasformatore entra nei limiti di sagoma che sono imposti. Sto parlando di, se si tratta di un piccolo trasformatore, non è un problema, un trasformatore di distribuzione, già tra le specifiche potrei avere dei vincoli per quanto riguarda l'altezza del dispositivo, no? L'altezza, la larghezza. Ma per esempio, se si tratta di un trasformatore di grande potenza, devo stare attento a che sia trasportabile, se no faccio la fine del cantiere di Vicino Latina, no? Che aveva, diciamo, lo stabilimento all'interno, portava gli yacht che faceva da diporto a mare attraverso un canale, ne costruì uno, si dimenticava che su questo canale c'era un ponte, sotto al ponte non c'è passato. La sagoma stradale prevede un ingombro massimo di 4,80 m, ma questo, diciamo, compreso pure il mezzo di trasporto, cioè un camion, a meno che non sia esplicitamente indicato in maniera diversa, può portare carichi con un'altezza che arrivano fino a 4,80 m. Quando trovate il cartello con l'altezza è perché quell'altezza è diversa da 4,80 m. Però qui stiamo parlando sulle altissime potenze. Se no lo devo fare a pezzi e poi lo devo montare in loco. Oppure si utilizza un'altra soluzione che poi vedremo, che è il trasformatore con un numero maggiore di colonne, 5 colonne. Vabbè, insomma, quindi questa relazione si presta a questi usi molteplici. La cosa importante, vedete, è che il flusso dipende dalla tensione. La tensione è il dato che non riesco a modificare. Cioè, una volta che ho il mio trasformatore, applico una tensione, il flusso massimo è legato con quella relazione alla tensione. Bene, allora torniamo al problema, per questa relazione ci sarà utile, scusate, nella modellizzazione delle perdite del ferro. Ogni lamierino è caratterizzato da un numero. In realtà, diciamo, i lamierini seri, come vedete, se andate a vedere questo catalogo, ce ne sono anche altri, ma questo è uno dei più utilizzati, hanno delle curve relativamente alle perdite, quindi che danno le perdite per ogni valore dell'induzione. Normalmente hanno, diciamo, se si vogliono descrivere in maniera sintetica, un coefficiente che si chiama cifra di perdita. Ve lo cito perché, anche se, ripeto, che è espressa in watt o kilowatt su chilogrammo metro cubo. Cioè, praticamente questa cifra di perdita rappresenta le perdite in un chilogrammo di quel materiale in un metro cubo. Loro fanno le prove con un provino di Epstein, non so se l'avete fatto, no? Corso di super. Le perdite complessive espresse in watt, sia per l'isteresi che per i correnti parassiti. Quindi materiali con cifre di perdita più basse sono materiali veramente più pregiati, no? Perché hanno un trasformatore con rendimento maggiore. Allora, torniamo alle perdite. Quindi io ho che le perdite nel ferro, nel tronco iesimo del mio trasformatore, per quello che ho detto, sono somma di due termini, quindi consideriamo un elemento di volume degli iconi nel tronco iesimo. Difatti il trasformatore lo si può immaginare come sovrapposizione, siamo con un'unione di più tronchi, le colonne, i giochi,
sostanzialmente colonna e giochi, e poi eventualmente i traferri in corrispondenza della cucitura, gioco o colonna, in ognuno dei quali sostanzialmente l'induzione è costante, il flusso è sempre lo stesso, perché si considera questo un tipo di flusso, l'induzione è costante perché la sezione è costante, quindi elementi tronchi a sezione costante. Quindi avremo K isteresi, diciamo, K coefficiente di perdita per isteresi per la frequenza, l'abbiamo scritto qui, tiriamo fuori soltanto di ok, di con n elevato ad alfa più K per corrente parassita per F quadro per V con n elevato a P. Tutto questo nell'unitario volume, quindi perde di con n mi dà le perdite del ferro corrispondenti all'elemento di volume. Allora, quindi perdite per isteresi proporzionali, vedete, attraverso un coefficiente che dipende dal materiale che sto usando, alla frequenza e una potenza alfa del valore massimo dell'induzione, scusate, qui dobbiamo mettere i nel tronco iesico, perché il valore massimo cambia a seconda del tronco e cambia la sezione del tronco del circuito magnetico, più un termine proporzionale attraverso questo coefficiente KCP al quadrato della frequenza e al valore massimo, al quadrato del valore massimo dell'induzione. Se ritengo di poter assumere, come normalmente accade, alfa, il coefficiente di senso uguale a 2, quindi tutto questo sarà uguale a K esteresi per F per V con N al quadrato più K corrente parassite per F uguale per V e N al quadrato. Tutto questo per i derivati. E quindi a una certa frequenza, la frequenza fissata, questo è un concetto importante, la frequenza fissata, le perdite del ferro sono legate alla frequenza, quindi se prendete un trasformatore costruito per funzionare nella rete europea e lo spostate negli Stati Uniti, può funzionare, però vi ritrovate con perdite del ferro diverse, quindi se volete lasciare invariata la targa, perché ovviamente le perdite comportano una variazione nella potenza nominale del dispositivo, dovete stare attenti, è un esercizio che si può fare, però bisogna fare attenzione proprio considerando la dipendenza delle perdite del ferro dalla frequenza. Allora, quindi abbiamo, possiamo scrivere K con A più K con B, sono due costanti se stiamo a frequenza impressa, per B e B al quadrato, per D. E quindi le perdite del ferro saranno pari alla sommatoria di B estesa a tutti i tronchi, posso chiamare tutto questo K, K D con N I al quadrato D con I a tutti gli elementi. D'altra parte però la BNI chiaramente è proporzionale attraverso una costante K con I al valore massimo del flusso. Normalmente sarà il flusso diviso la sezione dell'elemento corrispondente. Quindi tutto questo viene fuori. K lo posso tirare fuori, K primo con I. Per F con N va fuori tutto al quadrato, che moltiplica la sommatoria, la sommatoria di K primo con I per del con I. La formale che non abbia dimenticato nulla, perché è tutto in diretta. Chiaramente questa sommatoria dipende dalla struttura del nucleo, dal ferro che ho usato, quindi a sua volta, una volta individuato il nucleo, è una costante di macchina, quindi tutto quanto diventa uguale a K secondo per F con N al quadrato. Quindi vedete, le perdite nel ferro, nelle ipotesi in cui sono messo, a tutto sommato ho ipotizzato semplicemente di assumere un valore del coefficiente di Stemmitz pari a 2,
altre ipotesi significative non sono state fatte, siamo in sinusoidale, siamo a frequenza costante, va bene, sono proporzionali al quadrato del valore massimo del flusso, ok? Allora, se sono proporzionali al quadrato del valore massimo del flusso, scriviamo qua, PFL, tutte, quelle per istesi e per corrente massima, abbiamo detto che sono K secondo per φ con n al quadrato. D'altra parte, ricordiamoci la relazione che abbiamo trovato poc'anzi, eccola qua, quella che lega il valore efficace della forza elettromotrice primaria al flusso massimo. È evidente che da questa relazione cosa ne viene fuori? Che il flusso φ con n è proporzionale attraverso una costante K secondo a E con 1. K secondo sarà 1 diviso 4 e 44 n1f, cioè una volta che abbiamo fissato la macchina, è vero? Quindi le mie perdite del ferro, sulla K secondo l'abbiamo già usato, K terza. Quindi le mie perdite del ferro saranno uguali K secondo K terzo al quadrato, che moltiplica E con 1 al quadrato. Vero? E quindi posso scrivere E con 1 al quadrato diviso una costante R0, dove R0 sarà uguale a K secondo a 1 diviso K secondo K terzo al quadrato. Quindi posso esprimere, vedete, le perdite del ferro come il rapporto fra il quadrato del valore efficace della forza elettromotrice indotta nel primario e una costante R0. Ma se vi ricordate, questa è proprio l'espressione della potenza dissipata su un elemento resistivo di valore R0. Beh, allora se è così, significa che se metto qui in questo circuito in parallelo alla reattanza di Newton un elemento resistivo di valore R0, qua c'è sempre la riconosciuta, la potenza dissipata su questa resistenza quanto vale? Vale con 1 al quadrato diviso R0, e quindi questo elemento, la potenza dissipata su questo elemento resistivo, rappresenta, modellizza le perdite del ferro, d'accordo? Quindi ho completato il circuito equivalente andatevi a guardare questo caso, poi ripeto domani o giovedì, poi vediamo durante i contenuti delle lezioni ci facciamo proprio una esercitazione. Quindi al centro, vedete, ho quello che si chiama in gergo cappio, formato dall'induttanza di mutua e dalla resistenza R0 rappresentativa delle perdite del ferro. Quindi tra questi due punti ho la forza elettromotrice indotta primaria, qui circola, sto esplodendo quello bravo, la I con 1 0 fasore della numero 0, che è la somma della corrente primaria e della corrente secondaria riportata al primario, okay. Questa corrente si divide in due componenti, una componente che possiamo chiamare I con A e una componente che possiamo chiamare I con M, che ovviamente, poiché questo è un elemento puramente resistivo, questo è un elemento puramente induttivo, le due componenti sono a 90 gradi tra di loro. Ci siete? Quindi ho una I con A e una I con M, la cui composizione vettoriale mi dà proprio la I con 0. In particolare poi la I con M è sfasata di 90 gradi, sfasata di 90 gradi in ritardo rispetto a meno E con 1, quindi 90 gradi in anticipo rispetto a E con 1, mentre la icona è in opposizione di fase con la icona.
L'aigonà in gergo volgarmente viene anche chiamata componente attiva della corrente a vuoto, perché vi ricordo che questa aigonà 1,0 coincide praticamente con la corrente a vuoto, perché se io qui il secondario lo apro, l'unica corrente che circola è proprio la corrente di 1,0. La corrente icon M è la componente magnetizzante. In pratica, la icon M è quella che sostiene il flusso, quindi quella che magnetizza il materiale di cui è composto il circuito magnetico del trasformatore. La icon A invece è assorbita per compensare quelle che sono le perdite nel ferro introdotte dal materiale che costituisce il trasformatore. Ci siamo? Bene. Siamo quindi arrivati al circuito equivalente, che è facile da ricordare, ma altro non fa se non quello di tradurre circuitalmente le equazioni che governano il funzionamento del trasformatore. Quindi insisto su questo. Poniamoci il problema che a che ci serve, oltre a ricordarci per superare l'esame di macchina elettrica. Però insomma, noi dobbiamo sempre partire da cosa serve quello che studiamo. Questo è un suggerimento che. Era la filosofia che mi ispirava da studente, credo che tutto sommato sia ancora quella più giusta. Allora, a cosa può servire un circuito equivalente? Diciamo che gli utilizzi del circuito equivalente sono sostanzialmente due. O in fase di progetto, in fase di collaudo. Il mio dispositivo del trasformatore. E sono fondamentalmente diversi. In fase di progetto, io sostanzialmente ho le specifiche di progetto che mi vengono fornite da chi mi ha commissionato il trasformatore. Magari sono il progettista, c'è cioè un'azienda che costruisce il trasformatore, però questa azienda mi è stato commissionato un trasformatore, quindi mi è stata data la tensione primaria e la tensione secondaria, quindi il rapporto di trasformazione, sostanzialmente, no? La tensione a cui deve lavorare il trasformatore sono date le specifiche. Magari qualche ingombro, sicuramente vengono assegnate le specifiche in termini di rendimento del trasformatore, poi vedremo come si calcola, in termini di corrente a vuoto e a una serie di altre specifiche che impareremo piano piano, diciamo, strada facendo, a riconoscere e a valutare in termini, diciamo, anche numerici qual è la loro entità. Una volta che quindi ho tutti questi dati, io ipotizzo. Prima abbiamo dato un accenno, una struttura, quindi parto dalla tensione, mi ricavo il flusso, ricavato il flusso, ipotizzo una sezione, ipotizzata una sezione del ferro della colonna, quindi ho il valore dell'induzione, vedo se il valore dell'induzione è compatibile con il materiale che voglio usare, che scelgo il materiale magnetico che voglio usare, vado a ritroso, ci metto sopra l'avvolgimento, lo avvolgo, una volta che ho l'avvolgimento chiaramente riesco a calcolarmi la resistenza dell'avvolgimento, no? La resistenza dell'avvolgimento è la cosa più semplice da calcolare, cioè R sarà uguale a rho per la resistività del materiale per L di R, quindi la sezione del filo la ipotizzo, sto progettando, la lunghezza la conosco perché se conosco il diametro della colonna e conosco, quindi se conosco il diametro della spina sono capace anche di calcolare la lunghezza e il numero di spine, mi trovo, insomma, la cosa è abbastanza ragionevole. Quindi diciamo che in fase di progetto fissate le specifiche riesco a ricavare le resistenze. Per le reattanze di dispersione, ovviamente è materia dei corsi di costruzione elettromeccanica, però credetemi, ci sono delle formule che mi consentono di calcolare le reattanze di dispersione in funzione di quella che è la geometria dell'avvolgimento, quindi le riuscite a calcolare. La mutua e la R0, perdite, le ricavate una volta che avete la caratteristica dell'anellino magnetico che state utilizzando, potete fare per esempio una costruzione come quella che abbiamo ricavato la prima lezione per calcolare la corrente a vuoto. Insomma, alla fine di tutto, sulla carta, semplicemente partendo dalle specifiche, voi vi ricavate i parametri del circuito equivalente. Prendete questo circuito, lo risolvete nelle diverse condizioni di carico e vedete se le specifiche che il costruttore vi aveva dato, il committente vi aveva dato, scusate, il committente vi aveva dato, sono rispettate. Perché se questo è un circuito equivalente, con questo circuito equivalente voi riuscite a ricavarvi la corrente assorbita in ogni condizione, il rendimento, perché conoscete tutte le perdite e quant'altro. Ci siete? A prima botta, a meno che insomma, non siete proprio bravi, non siete mandraghi, non ci riuscite. Quindi avete uscite fuori da qualche specifica, a quel punto correggete uno dei parametri, lo rimettete qua dentro, perché se no l'alternativa qual è? Vi danno le specifiche, lo cominciate a costruire.
lo finite di costruire, lo provate, non funziona, lo buttate. Poi ricominciate da capo. No. Invece voi, con un modello matematico, rappresentato dal circuito di una rete, voi a partire dalle specifiche vi ricavate le dimensioni, vi ricavate i parametri, ripiazzate il circuito equivalente, usate il circuito equivalente per predire quelle che saranno le prestazioni del trasformatore, poi se rientrano nelle prestazioni convenute nelle specifiche, va bene, andate avanti, lo fate realizzare, se no correggete, tornate indietro e rifate la verifica. Quindi questo è l'utilizzo del circuito equivalente in fase di progetto. In ogni caso, sia in fase di progetto, come vedremo adesso, anche in fase di collaudo, un circuito equivalente senza gli strumenti per calcolarsi i parametri del circuito equivalente diventa una bellissima astrazione della mente umana, ma serve a poco. No, cioè, quando vi dicono ho un circuito equivalente, come calcoli i parametri? In fase di progetto i parametri si calcolano facendo dei conti. In fase di collaudo i parametri si calcolano facendo delle prove. Perché in fase di collaudo è importante il circuito equivalente? Perché immaginate, chiaramente non se comprate i trasformatori che useremo in laboratorio, quelli diciamo, come ho detto, che usiamo negli impianti ciclofonici, però insomma anche lì. Ma immaginate di comprare un trasformatore di distribuzione, chiamate Enel, comprate il trasformatore di distribuzione, costa 120.000 euro, certe caratteristiche, avete dato delle specifiche, ve lo comprate, vi accorgete, avete sentore, che per esempio la corrente a vuoto non è l'1%, ma è più grande di quella della corrente nominale. E voi lo contestate, là c'è 120.000 euro in banco. No. Per contestarlo, innanzitutto come fate a capire se la corrente a vuoto, vabbè, la potete misurare, ma per esempio se volete avere un'idea di quello che è il rendimento, come fate? Vi dovete comunque costruire il circuito equivalente a partire da prove semplici, perché devono essere prove realizzabili diciamo anche presso l'utilizzatore evoluto ovviamente, o magari un laboratorio accreditato. Effettuate diciamo le prove, vi ricavate i parametri del circuito equivalente, con i parametri del circuito equivalente voi siete in grado di replicare il funzionamento del trasformatore in tutte le possibili condizioni di funzionamento. Perché magari vi accorgete che le specifiche non sono matchate, non sono soddisfatte in una particolare condizione di funzionamento. Quindi che dovreste fare? Dovreste provare il trasformatore variando il carico e andare a fare le misure carico per carico. No. Le misure voi le fate per calcolare i parametri e con i parametri vi costruite il circuito equivalente, con il circuito equivalente vi ricavate le condizioni di funzionamento del trasformatore che volete. Ok? Noi ci occupiamo di questa seconda parte, perché noi in questo momento siamo degli utenti del trasformatore. Lo vogliamo scegliere, lo stiamo acquistando e vogliamo essere sicuri che le specifiche siano soddisfatte. Allora, ai fini del collaudo, per determinare i parametri del circuito equivalente, quindi un trasformatore già realizzato, tanto per intenderci, mi avete seguito, no, su questo? Quindi il trasformatore ce l'ho già, mi voglio ricavare i parametri del circuito equivalente. Allora, poiché si tratta di un processo, tra virgolette, sensibile da un punto di vista contrattuale, perché ovviamente se io voglio usare il circuito equivalente per ricavarmi le prestazioni e certificare le prestazioni, quindi contestare o meno queste prestazioni, cioè una serie di consegne del trasformatore, questo argomento della determinazione dei parametri del circuito equivalente è trattato dalle norme. Voi sapete, le norme tecniche sono quelle norme, vengono scritte proprio per cercare di rendere trasparenti i rapporti tra il costruttore di un dispositivo e l'utilizzatore, ma questo vale per qualunque altro dispositivo. Quindi, diciamo, quello che diremo è quanto prescritto. Le norme tecniche in questo caso sono quelle del CEIA, oggi diciamo coincidono anche con quelle dell'ISI e del SENEC. Il SENEC, sapete, sono le norme europee, l'ISI è quello del Comitato Elettrotecnica e Elettronica Internazionale, il CEI è il Comitato Elettrotecnica e Elettronica Italiana. Il Comitato 2 in particolare, c'è un comitato storico
di tutti questi organismi che si occupano di trasformatori. E poi si unisce periodicamente, continua a unirsi per trattare tutti gli aspetti relativi alla, a quegli elementi tecnici del trasformatore che devono essere condivisi tra chi li compra e chi li costruisce. Allora, le prove che si effettuano sono due. La prova acuto e la prova in continuo. Allora, cominciamo dalla prova acuto. Il singolo del trasformatore, questi due cerchi concatenati tra di loro, quindi nella prova acuto sostanzialmente si alimenta il trasformatore si alimenta il trasformatore, vi ho rappresentato il circuito di misura, su uno dei due lati, o il primario o il secondario. La prova la posso effettuare o al primario o al secondario, poi vedremo cos'è che ci può far propendere per la scelta. È indifferente, se non ho nessun problema pratico che mi faccia optare per l'uno o per l'altro, è indifferente. Poi vedremo in realtà che qualche preferenza, proprio per, in virtù dei problemi pratici che si incontrano nel fare la prova, può nascere. Quindi alimento uno di due avvolgimenti, per esempio il primario, con la tensione nominale, e lascio aperto l'altro avvolgimento, ecco perché si chiama prova avvolto, d'accordo? Lascio aperto l'altro avvolgimento. Le norme prescrivono che, cioè, cosa devo misurare? Devo misurare la potenza assorbita, quindi con un ammetro, devo misurare la corrente assorbita, quindi ci sarà un amperometro, devo misurare la tensione perché devo essere sicuro di fare la prova alla tensione nominale. Si mette poi, le norme prescrivono anche un frequenzimetro per essere sicuro. Voi sapete che la frequenza di rete non è sempre 50 Hz, ma oscilla più o meno 5%, no? Perché per, diciamo, le diverse condizioni di carico della rete. Poiché, diciamo, l'argomento frequenza è sensibile, dove è sensibile? È sensibile ai fini del calcolo del verde in FR, no? Vi ricordo che R con 0 l'abbiamo ricavato ipotizzando che la frequenza fosse costante, pari alla frequenza nominale. Si mette un frequenzimetro per essere sicuri che la frequenza sia quella nominale o comunque rientri nei limiti di tolleranza previsti. Va bene? Noi in laboratorio il frequenzimetro non lo facciamo mettere, perché siamo, abbiamo ragionevolmente accettato che ci sia, anche perché c'è spazio, che diciamo il, la frequenza sia 50 Hz. Però il wattmetro, l'amperometro, il voltmetro, abbiamo dei banchi equipaggiati con strumenti tradizionali ad indice, dei banchi equipaggiati con strumenti invece digitali, strumenti che fanno tutto loro, cioè hanno sia l'amperometro che il wattmetro che il voltmetro inseriti, bisogna solo collegarli opportunamente per non rompere. Allora, quindi nella prova vuoto abbiamo detto che la tensione di con 1 è uguale alla tensione nominale. Dopodiché misuro, una volta che ho applicato la tensione nominale, misuro la corrente assorbita punto e la potenza assorbita punto, chiamiamola P con 0. Quindi, se considero il circuito equivalente della, del mio trasformatore, il circuito equivalente del trasformatore in condizioni di funzionamento a vuoto sarà questo. Qua ci fa I con 0, questa è R1, questa è X1 D, qua c'è R0 e qua c'è R1, in cui circola qui I con N e qui I con A. Da qua non circola niente, però addirittura non possono cadere nel punto. A questo
questo punto facciamo una semplificazione però motivata ingegneristicamente. La corrente a vuoto, ve l'ho detto all'inizio, cioè il primo giorno ci siamo visti, in un trasformatore ben progettato, normalmente è dell'ordine del percento della corrente nominale. E nell'ordine del percento della corrente nominale, addirittura vi ho detto, questa è una delle specifiche imposte dei trasformatori di distribuzione, Enel vuole che la corrente a vuoto non sia superiore all'1%. Okay? Ma allora, se la corrente è l'1% della corrente nominale, mettiamoci nei corsi l'1%, le perdite nel rame, quindi praticamente la potenza dissipata su questa resistenza, quanto saranno rispetto alle perdite del rame nominale? Perché è evidente che la potenza assorbita a vuoto sarà sopra delle perdite nel rame in condizioni di funzionamento a vuoto più le perdite nel ferro in condizioni di funzionamento a vuoto. Le perdite nel rame in condizioni di funzionamento a vuoto sono pari a R1 per il volume 0 al quadrato. Ok? Vabbè, molto semplice. Però la I1 0 è dell'ordine l'1% rispetto alla corrente nominale, e quindi le perdite nel rame rispetto alle perdite nel rame in condizione nominale quanto saranno? Quindi, aspirando ingegnere. In questa condizione, no? Quindi quando è elevato al quadrato, che viene? Viene 1 su 10.000, su 10.000 volte più piccolo. Ti trovate? Quindi, certo, ci potrei in qualche modo spaccare di fino, ci sono, diciamo, lavori scientifici che cercano di portare in conto, ma insomma, in prima battuta, e ripeto, il discorso avallato dalla normativa, posso trascurare le perdite nel rame in condizioni di funzionamento a vuoto e ritenere che la potenza assorbita in condizioni di funzionamento a vuoto coincida con le perdite, soltanto con le perdite del ferro. Questo dal punto di vista poi circuitale cosa significa? Significa che poiché questa corrente è molto piccola rispetto alla corrente nominale, questi parametri sono molto piccoli, già diciamo la caduta qui sopra provocata dalla corrente nominale è, diciamo, modesta. Questo circuito può essere semplificato in questo. Cioè posso, come volgaramente si dice, spostare il cappio a monte. Vi faccio notare che questa operazione, vi ricordate che qua c'è la mia I con 1, che è diversa dalla V con 1, quindi qua ciò che è V con 1 è diverso da I con 1, qua in queste condizioni ciò che è V con 1 è uguale a I con 1. Quindi effettuare questa trasfigurazione, spostare il cappio a monte, equivale a ritenere che sul cappio sia applicata la tensione d'ingresso, la tensione primaria, la tensione di alimentazione, che è un'ipotesi che in condizioni di funzionamento a vuoto è molto molto, direi, lecita, ragionevole, perché stiamo parlando già di parametri qui molto piccoli, in condizioni nominali già questo taglio, diciamo, è possibile, questa semplificazione è possibile, lo è a maggior ragione in condizioni di funzionamento a vuoto, perché naturalmente la corrente è molto più piccola. Quindi di conseguenza abbiamo detto che in condizioni di funzionamento a vuoto faccio quella trasfigurazione circuitale, posso trascurare le perdite nel ferro, nel rame in condizioni di funzionamento a vuoto. Poniamoci il problema delle perdite nel ferro. Le perdite nel ferro abbiamo detto che dipendono dal quadrato del flusso, vi ricordate, l'abbiamo visto poc'anzi, e che a sua volta dipendono quindi dalla tensione applicata alla resistenza R0. Ma la tensione applicata alla resistenza R0 è la tensione, con che tensione sto alimentando? Nominale. Quindi le perdite del ferro in condizioni di funzionamento a vuoto coincidono con le perdite nominali.
Quindi la potenza assorbita nella prova vuoto coincide con le perdite nel ferro in condizioni di funzionamento nominale. Quindi la potenza che leggo sul wattmetro coincide con le perdite nel ferro. Ma allora se coincide con le perdite nel ferro sono uguali, sarebbero uguali a E con 1 al quadrato diviso per 0, poiché ho ritenuto E con 1 circa uguale a D con 1, quindi sarà uguale a D con 1 N al quadrato diviso per 0, a questo punto R0 sarà uguale a D con 1 N al quadrato diviso per perdite nel ferro, alias D con 1 N al quadrato diviso la potenza che leggo sul vattometro. E quindi dalla potenza a vuoto risalgo al valore della R0. A questo punto devo ricavarmi l'altro parametro Lm. Posso procedere in vari modi. Una maniera è quella, una volta che ho R0 mi posso ricavare con A, la componente attiva della corrente. La componente attiva della corrente, quella che circola dentro la resistenza R0, è uguale a V con 1, a V con 1 sarebbe uguale a E con 1 diviso R0. Supponendo di ritenere valida l'approssimazione che E con 1 sia uguale alla tensione applicata, quindi qua viene V con 1 N, perché sto applicando la tensione nominale, diviso R0. Ricordo che R0 l'ho determinato, no? Quindi vi ricavo con A. Guardate quello schema, so che I con 1, 0 al quadrato è uguale a I con A al quadrato I con N al quadrato. I con 1, 0 l'ho misurato, quindi posso ricavarmi da questa relazione I con N, quindi I con M al quadrato sarà uguale a I con 1, 0 al quadrato meno I con A al quadrato. Una volta che ho ricavato I con M al quadrato, con N, secondo me, a questo punto è facile ricavarsi il prodotto omega, la X con N. Con M uguale omega Ln ed è uguale evidentemente a V con 1, è uguale, sarebbe uguale a I con 1 diviso I con N, che circa uguale a V con 1 M. E quindi con la prova a vuoto riesco a determinare i parametri del cappio del circuito di corrente. Quindi ho determinato la resistenza R0 e l'induttanza L1. Cos'è? Domande? Questa la facciamo, è il laboratorio. Tra l'altro sono trasformatori piccoli per i quali l'approssimazione di spostare il cappio a monte, diciamo, comporta un errore maggiore, perché è chiaramente un gioco percentuale. Cioè R1 e X1 sono tanto più piccoli percentualmente quanto più grande la potenza del trasformatore. Quindi diciamo, questa semplificazione per quei trasformatori potrebbe essere critica, però poi vedete che in realtà ci si riesce. Ci siete? Bene. Allora, passiamo alla prova in corto circuito. Delle strade per arrivare a X con M, qualcuno può fare misurarsi il cosentino a monte, fare la potenza attiva reattiva, questa mi sembra quella concettualmente più
immediato, sono tutte varianti varie. Allora, nella prova in cortocircuito, di nuovo io alimento, e adesso vedremo con quale tensione, alimento uno dei due avvolgimenti, per esempio l'avvolgimento primario, e l'altro avvolgimento lo chiudo su un'impedenza, dicono le norme, di valore trascurabile rispetto a quella dell'avvolgimento. Cioè lo chiudo in cortocircuito, no? Perché il cortocircuito ideale non esiste. Diciamo che è cortocircuito quando lo metto, lo chiudo su un'impedenza che è trascurabile rispetto a quella dell'avvolgimento che è chiuso in cortocircuito. Quindi qua la mia V con 2 diventa uguale a 0. Come al solito, cosa misuro? Misuro la potenza assorbita in condizioni di funzionamento di cortocircuito, misuro la frequenza semplicemente per essere sicuro di lavorare alla frequenza nominale del mio dispositivo, misuro la corrente, misuro la tensione. Oh, a questo punto chiediamoci, ma che fa? Con quale tensione? È fattibile alimentare la tensione nominale? Beh, fortunatamente le macchine elettriche sono generose, nel senso che anche se uno fa una cappellata leggera non cominciano a liquefare subito, cioè a fumare subito, perché chiaramente il cortocircuito, la tensione nominale, la corrente è molto maggiore della corrente nominale, no? Come sono aspetti. Però le macchine hanno un po' di inerzia, quindi vi danno un po' di tempo per pensare, ma diciamo, roba diciamo, dell'ordine delle decine di secondi. In realtà io posso fare questa prova, ma a una tensione ridotta. A quale tensione la faccio? La faccio alla tensione di cortocircuito. Che cos'è la tensione di cortocircuito di un trasformatore? È quella tensione che è applicata, per esempio, all'avvolgimento, a uno dei due avvolgimenti, per esempio quello primario, fa circolare la corrente nominale. Poiché il vincolo è la corrente, io la prova la conduco a corrente nominale, quindi vario la tensione di alimentazione fino a quando non leggo sull'amperometro una corrente uguale alla corrente nominale. Mi seguite? La tensione in corrispondenza della quale la corrente assorbita è pari alla corrente nominale prende il nome di tensione di cortocircuito. Questo è un parametro fondamentale dei trasformatori. Vedremo che è un altro elemento introdotto fra le specifiche di acquisto soprattutto dei trasformatori di distribuzione. Poi capiremo perché. Chiaro, quindi la tensione di cortocircuito è la tensione che applicata a uno dei due avvolgimenti fa circolare, ovviamente la fa circolare la corrente nominale in entrambi gli avvolgimenti, perché se qui circola la corrente nominale, da quest'altra parte circolerà pure la corrente nominale, nel rapporto diverso dei rapporti di trasformazione circola la corrente nominale. Quindi, quanto vale questa tensione di cortocircuito? Beh, questa tensione di cortocircuito, per esempio nei trasformatori di distribuzione, dicevo che è una specifica, è fissata da lei nel pari al 4%, però insomma, normalmente va tra il 3, 4, 5%, non di più, cioè basta una piccola tensione, poiché l'impedenza del trasformatore è bassa, l'impedenza interna del trasformatore è bassa, per alcuni, basta una piccola tensione per far circolare la corrente nominale. Quindi abbiamo detto che la tensione V con 1 è la tensione di cortocircuito. La corrente I con 1 sarà la corrente nominale, d'accordo? Il nostro circuito quindi equivalente differentemente riduttanza o reattanza, mi dovete abituare per ragionare, insomma, vabbè, è fatta apposta. Allora, qua c'è x non è, r non c'è, qua c'è la corrente in 1 e 5, e qua la corrente in 1. Allora, la potenza assorbita in condizioni di cortocircuito, queste condizioni di cortocircuito, però con la macchina
alimentato la tensione tale da far circolare le correnti dominanti in due progetti. La valenza assorbita sarà la somma delle perdite, cioè qua non c'è nessuna potenza trasmessa al carico, no? Che saranno le perdite nel rame, in condizioni di cortocircuito, più le perdite nel ferro in condizioni di cortocircuito. Allora, consideriamo le perdite nel ferro in condizioni di cortocircuito. Le perdite nel ferro, abbiamo detto che le perdite nel ferro sono proporzionali al quadrato di E con 1, che è circa uguale al quadrato di M con 1. Quindi sono proporzionali al quadrato della tensione. La tensione qui è ridotta di un fattore pari proprio alla percentuale di cui rispetto alla tensione nominale. Quindi, per esempio, se la tensione di cortocircuito, siamo alimentati dalla tensione di cortocircuito, è il 4% della tensione nominale, le perdite del ferro quanto sono? Sì. 4% significa che è 25 volte più bassa. Vi trovate? È 25 volte più bassa. Beh, se è 25 volte più bassa, le perdite quindi saranno nel ferro, in queste condizioni di funzionamento, rispetto a quelle in condizioni di funzionamento nominale, saranno 625 volte più basse. Ok? Quindi saranno un 625. E quindi direi che già le perdite del ferro sono trascurabili. Guardate che il trasformatore, da certe potenze in poi, hanno rendimenti che sono superiori a 0,92, 0,93 tranquillamente. Quindi le perdite in condizioni nominali non è che siano tanto alte. Quindi tutto questo ragionamento per dire che in condizioni di cortocircuito le perdite del ferro sono trascurabili rispetto al valore assunto in condizioni di funzionamento nominale. Invece le perdite nel rame a quanto sono uguali? Le perdite nel rame in condizioni di cortocircuito saranno uguali a R con 1 per la corrente con 1 al quadrato. Ma che corrente sta circolando? La corrente nominale più R'2 per I'2 al quadrato, ma sta circolando la corrente nominale. Quindi le perdite nel rame in condizioni di cortocircuito coincidono con le perdite nel rame in condizioni nominali. Esattamente la situazione duale rispetto a quella che abbiamo trovato prima. Nella prova a vuoto erano le perdite nel ferro a coincidere con le perdite del ferro in condizioni di funzionamento nominale, e a essere trascurabili le perdite nel rame. Nella prova in cortocircuito sono trascurabili le perdite nel ferro, e invece le perdite nel rame coincidono proprio con le perdite che abbiamo in condizioni di funzionamento nominale. Ora, qua c'è la mia I con 1 a 0. In realtà io non riesco a ricavarmi i parametri di questo circuito, devo trasfigurarlo questo circuito, così come, perché insomma, non c'è una relazione che mi consente. R0 e X con M li ho determinati. Ci potrei anche provare a, però mi vorrei mettere a misurare altri parametri, insomma, per rendere semplice la cosa. È evidente che poiché sto alimentando con una tensione molto bassa, anche la corrente a vuoto, la corrente I con 1 a 0, sarà molto piccola. La tensione è il 4%, la corrente a vuoto sarà il 4% della corrente a vuoto in condizioni di funzionamento nominale, ma già la corrente a vuoto in condizioni di funzionamento nominale è l'1%, quindi il 4% è l'1%, a voi. Quindi diciamo che io questo cappio lo posso proprio trascurare, cioè posso ritenere questo circuito di fatto coincidente con questo.
Questo significa che le perdite nel rame diventano R1 più R'2 per I con 1 m al quadrato. E quindi I con 1n la conosco, io faccio la prova in maniera tale che circoli la corrente I con 1n. Le perdite nel rame le conosco perché coincidono con la potenza assorbita in condizioni di cortocircuito, quindi la potenza che leggo sul ammetro. Quindi R1 più R'2 sarà uguale alla potenza assorbita in condizioni di cortocircuito diviso I con 1n al quadrato. E quindi ho determinato la somma delle resistenze. Vedete, io riesco a determinare la somma delle resistenze, non riesco a determinare le resistenze singolarmente, quello che vi dicevo prima, non riesco a determinare i parametri di quel circuito, diciamo a T, col cappio al centro, riesco a determinare i parametri a somma, diciamo in serie tra di loro. Ma sulle resistenze potrei immaginare di fare una separazione, faccio una misura di resistenza con un ohmico, però faccio una misura in corrente continua, poi devo la resistenza dell'avvolgimento durante la secondaria, poi però devo tener conto dell'effetto pelle e della variazione di temperatura quando riporto queste resistenze al funzionamento in sinusoidale. Quindi, però la somma la determino in questo modo. Per quanto riguarda invece la reattanza, allora io posso scrivere che la tensione di cortocircuito di 1CC, che è la tensione che leggo sul ohmmetro, la tensione a cui sto eseguendo la prova, che è la tensione in corrispondenza della quale circola la corrente lontana, sarà uguale alla radice quadrata di R1 più R1 al quadrato più X1D più X1D al quadrato, quindi l'impedenza sostanzialmente longitudinale del trasformatore, quella che si chiama impedenza longitudinale del trasformatore, per I con 1 n, perché sta circolando la corrente nominale, al quadrato. E quindi da questa relazione mi ricavo che la radice quadrata di R1 più R2 più x1d al quadrato più x1d più x1d al quadrato è uguale a b, alla tensione di cortocircuito diviso diviso I con 1 la somma delle resistenze la conosco, la tensione la conosco, la corrente la conosco, e riesco a ricavare l'unica incognita che è la somma delle reattanze di dispersione. Vedete, di nuovo mi trovo la somma delle reattanze di dispersione. Quindi alla fine di tutto, dopo la prova corta e la prova in cortocircuito, che circuito equivalente riesco a ricavare? Non quello che abbiamo calcolato e ricavato dal nostro modello, ma riesco a determinare questo circuito equivalente. Riesco a ricavare il circuito equivalente ottenuto spostando, come si suol dire in gergo, il cappio a monte. Ok? In cosa si differenziano questi due circuiti? Questo è quello che abbiamo ricavato
Vedete, qui in questo circuito di con 1 il modulo è, fuori, è pari proprio ai con 1, cioè sto ritenendo che la forza elettromotrice indotta nell'avvolgimento primario coincida con la tensione di alimentazione, vero? Ma poiché la E con 1 dipende dal flusso, l'abbiamo cancellato, la ricordate la relazione del momento 4,44 F ed 1 figurante, dire che V con 1 coincide, ritenere quindi V con 1 coincidente con E con 1 significa, poiché V con 1 è costante, il valore efficace, l'ampiezza della tensione impressa all'avvolgimento primario è costante, significa di fatto ritenere che Φ con m sia costante. E questo è quello che normalmente sta alla base di quell'affermazione che trovate in molti libri quando si dice che il trasformatore è una macchina a flusso costante. Ok? Il trasformatore è una macchina a flusso quasi costante, in realtà non lo è, perché il vero circuito equivalente è questo. E quando varia il carico, quindi quando varia l'impedenza che metto fra questi due punti, cambiano le correnti assorbite. Se cambiano le correnti assorbite, cambia la caduta di tensione su questa impedenza, l'impedenza primaria, e quindi cambia, partendo sempre dalla stessa V con 1, il valore della E con 1. Ma se cambia il valore della E con 1, cambia il valore del flusso. Quindi nella realtà il trasformatore non è una macchina a flusso costante, ma il flusso è variabile leggermente. Leggermente perché? Perché questa impedenza è molto modesta e quindi la variabilità tra V con 1 ed E con 1, la differenza tra V con 1 ed E con 1 è modesta in ogni condizione di carico. Trovate? In quali condizioni di carico il trasformatore esibisce un flusso maggiore? Se volete andare proprio a spaccare il capello in quattro, provate a ragionarci, avete il 50% di probabilità. Qui potete lanciare, perché poi c'è, potete dire qualunque fesseria. Il problema è che all'esame. Allora, chiaramente il flusso è tanto più grande quanto più grande è con 1. E con 1 quanto è tanto più grande? Quanto più piccola è la caduta qui sopra, quindi quanto più piccola è la corrente. Quindi il flusso è più grande in condizioni di funzionamento a vuoto. A vuoto e diminuisce leggermente, ma diminuisce passando da vuoto a sottocarico, perché mano a mano che aumenta il carico, significa che aumenta la corrente che circola qui, diminuisce la E/U, quindi diminuisce il flusso di poco, ma diminuisce. Ok? Ci siamo su questo concetto? Quindi è una macchina a flusso quasi costante, possiamo dire anche flusso costante, però avendo chiaro, un ingegnere elettrico deve aver chiaro che è un'affermazione semplificata e che il flusso varia passando da vuoto a sottocarico, in particolare diminuisce passando da vuoto a sottocarico. La diminuzione è tanto minore quanto più piccoli sono i parametri del circuito di corrente. Domande? Quindi considerare questo circuito invece del circuito effettivo, che approssimazione sto facendo? Vabbè, sto ritenendo V con 1 uguale a E con 1 e quindi ritenere il trasformatore a flusso costante. Posso anche guardarlo in altro modo. Sto di fatto trascurando la caduta di tensione provocata dalla corrente I con 1 sui parametri longitudinali, sui parametri statori dell'avvolgimento primario. Ok? Se io ritengo questa caduta trascurabile, questo cappio lo posso spostare a monte e ottengo questa rappresentazione. Visto già in un'altra seconda. Ho sembrano degli highlights, diciamo, fra di loro non collegati, ma in realtà lo sono. Dobbiamo dire qualche altra cosa sulla tensione di cortocircuito, anche se poi qualche cosa ci rimarrà da dire. Tensione di cortocircuito. Cioè alla fine tutto questo schema sostanzialmente posso guardarlo così. C'ho quella che è l'impedenza longitudinale del trasformatore, riportata in questo caso al primario. Vabbè, qua c'è un'altra impedenza, la Z0.
c'ho la libido 2 e qua c'ho la libido 2. Ho semplicemente conglobato la mia z primo t è uguale a r1 più r1 più j x primo d più x primo d. Allora, se lo chiudo realmente in cortocircuito, questo trasformatore, la corrente di cortocircuito che circola, immaginando di poter trascurare questa impedenza, è uguale a V con 1 diviso l'impedenza, il modulo del trasformatore, l'impedenza del trasformatore, è vero? D'altra parte però, per come ho definito la tensione di cortocircuito, il rapporto fra la tensione di cortocircuito e l'impedenza del trasformatore longitudinale, che cosa è uguale? Vediamo se avete capito, non rispondete. Un altro mio salto. Non tanto. Siamo in due, però bisogna mantenersi vicini. Allora. Corrente nominale. Alla corrente nominale. Dico, chiamiamo N in generale, sarà con un N. Bene, allora a questo punto il rapporto fra la corrente nominale e la corrente di cortocircuito. Facciamo il contrario. Il rapporto fra la corrente di cortocircuito, quella vera, quella che ho qualora il trasformatore va in cortocircuito, e la corrente nominale è uguale al rapporto fra la V con 1 e la V con 1 N e la V con 1 CC. Ma la VCC percentuale, la tensione di cortocircuito percentuale, qua ti spiego perché si dà in percentuale, a cosa è uguale? È uguale a VCC diviso per esempio V con 1N moltiplicato 100. Se la faccio al primo tempo. Quindi, vedete, questo diciamo è 1 diviso VCC percentuale moltiplicato 100. Ci siete? Beh, allora, se un trasformatore ha una tensione di cortocircuito del 4%, se va in cortocircuito, la sua corrente rispetto alla corrente nominale, la corrente assorbita rispetto alla corrente nominale, quanto sarà? Se VCC percentuale è 4, 100 diviso 4 quanto? 25, no? Quindi 25 volte, cioè l'inverso su base 100 della tensione di cortocircuito percentuale mi dà il rapporto tra la corrente di cortocircuito vera, quando la macchina è diventata a tensione nominale, che avete in caso di cortocircuito, e la corrente nominale. Quindi se per esempio la tensione di cortocircuito fosse del 2%, quando la macchina va in cortocircuito, quando si verifica un cortocircuito non servito della macchina, voi avete una corrente di cortocircuito che è 50 volte la corrente nominale. Quindi vedete, fate anche, se uno sa queste cose, fa una bella figura col perito con cui si trova a lavorare, che vuol sa questa cosa, un buon perito. No, però scherzi a parte, questo vi dà anche una spiegazione perché la tensione di cortocircuito è elencata fra le specifiche di acquisto di un trasformatore, soprattutto da parte delle società di distribuzione, nell'intesta. No, ci vuole, devi dare il trasformatore, devi mettere una cabina in MTBT, deve avere una tensione di cortocircuito del 4%, vi chiedono tutti del 4%. Perché? Perché legata alla tensione di cortocircuito c'è legato questo rapporto, quindi c'è legato il rapporto tra la corrente che ho in condizioni di guasto, guasto rappresentato dal cortocircuito con un set secondario, e la corrente nominale. Questo è importante ai fini del dimensionamento delle protezioni. Cioè la società di distribuzione può tenere un trasformatore 4% di tensione di cortocircuito e l'altro 2%, per cui le sue, magari sulla stessa linea, per cui le sue protezioni devono intervenire, perché per riconoscere il cortocircuito come fa? Misurano la corrente e vedono se la corrente è tot volte la corrente nominale. Se la corrente è tot volte la corrente nominale, intervengono. Quindi se io so che tutto è 4%, quando la corrente supera di 25 volte la corrente nominale, è cortocircuito, punto.
se no dovrei tarare le protezioni da una parte al 50 volt, da una parte al 25 volt, ok? Quindi proprio per il coordinamento delle protezioni, che deve essere centralizzato, è importante che i trasformatori abbiano tutti, in una rete di distribuzione, i trasformatori MTBT soprattutto, abbiano tutti la stessa tensione di conferenza. Comunque in una qualunque rete, nel momento in cui io acquisto il trasformatore, se voglio in qualche modo avere un controllo del potere di interruzione dei dispositivi che sono a monte, io devo sapere quant'è la tensione di cortocircuito. Allora quello mi deve dare un trasformatore una tensione di cortocircuito certificata, ma non sarà 4% se mi sposto, diciamo, lato media tensione, no, lì diciamo MTBT hanno scelto solo 4%, però in altre reti potrei avere valori diversi, ma comunque li devo conoscere, poiché normalmente il trasformatore si va a inserire in una rete già esistente in cui esiste già un coordinamento delle protezioni, in genere una specifica di progetto. Mi avete seguito? Quelli che vengono su deck non so se l'hanno approcciato così. Ah, non me l'hanno spiegato questo. Cioè, pensi che tu scrivi, poi dice, quando faccio il parallelo deve essere uguale. Però è importante questo. Primario, secondario, ovviamente se questa la tensione di cortocircuito la calcolo lato secondario, quasi moltiplica da una parte per il rapporto di trasformazione, dall'altra per il rapporto di trasformazione rimane la stessa. Quindi il valore percentuale della tensione di cortocircuito è lo stesso, sia calcolato al primario che al secondario. Ecco la forza dell'utilizzo di valori adimensionali. Chiaramente non è così per quanto riguarda il valore assoluto della tensione di cortocircuito. Cioè se ho un trasformatore da distribuzione, scusate se parlo cose che forse qualcuno posso sembrare ovvio, che ha 10.000 al primario e 400 al secondario, classico trasformatore di distribuzione usato nelle cabine che servono le nostre abitazioni, la tensione di cortocircuito è il 4%, al primario la tensione di cortocircuito, quindi la Vicon 1 CC sarà, quant'è? Oh, 4% di 10.000 quanto fa? Se avete problemi su questo dovete rivedere le vostre scelte universitarie. Quanto fa il 4% di 10.000? Forza. Quindi la tensione di cortocircuito qui è 400 volt. La tensione di cortocircuito al secondario invece quanto vale? È 16 volt. Quindi i valori assoluti sono diversi, primario e secondario. I valori percentuali sono sempre gli stessi. Ok? Così, poi vi avevo promesso di dirvi qualcosa sulla scelta primario, secondario, dove fare la prova a punto, la prova in corto. Bene, da quale lato effettuare la prova, primario e secondario, vi sembrerà strano, ma dipende dagli strumenti che ho a disposizione. Immaginiamo di usare strumenti, quelli a indice, che sono ancora diciamo molto molto diffusi, sono comunque dei signori strumenti, in classe, questi in classe 0,2, quindi in classe di decisione molto spinta. Per esempio, voi sapete che gli amperometri hanno un fondoscala di quegli strumenti, quant'è? 5 ampere, l'avete visto, no? Però sono 5 ampere, non si sgarra da lì. Poi immaginate di avere un voltmetro che vi misura 400 volt, e vabbè, è un battito di conseguenze. Supponiamo per esempio di avere, ecco, il caso proprio classico degli trasformatori che abbiamo giù. I trasformatori che abbiamo giù, se non ricordo male, sono 600 volt ampere, e hanno un rapporto di trasformazione 400 su 48 oppure 12. Possono avere, hanno già una presa intermedia della volta, quindi possono dare in uscita 48 volt oppure 12 volt. Immaginiamo 48. D'accordo? Allora, facciamo la prova a vuoto. La prova a vuoto, il problema è quello di misurare la corrente a vuoto, che è una corrente piccola. Vi ho detto l'ordine del percento. La corrente nominale qua in questo trasformatore quanto vale? Prendete i vostri potenti mezzi. La corrente nominale al primario sarà 600 diviso 400. Quindi quanto viene? Un ampere e mezzo. La corrente invece al secondario nominale
è uguale sempre a 600 diviso 48. Fate il calcolo, quando viene 12,5. Oh, però verificate, non lo so portare il telefono per verificare. Avete questi 12 smartphone? 12,5. La corrente a vuoto è dell'ordine del percento, questo è un piccolo, sarà 2-3%, sarà un po' più alto dell'1%, però immaginiamo 10%. Quindi significa che se faccio la prova lato 400 volt, voi dovrete misurare una corrente 10% di 1,5, dovete misurare una corrente che è del 0,01 mA, quindi stiamo parlando di una corrente di 15 millesimi di ampere. Se fate la prova lato 48 dovete misurare una corrente che è 0,125 A. Ho fatto l'1%. Poi questa è una po' più alta e più alta. Quindi capite bene che con gli strumenti che normalmente abbiamo elaborato, a meno che uno non si dota prima di strumenti mirati, la prova mi conviene fare la lato 48. Perché se no, che vi ricordate la corso di misura, lo strumento funziona tanto meglio quanto più lavora con lo scatto. E quindi se ho uno strumento che ha 2,5 di fotoscala, non c'è dubbio, devo usare questo, già se non sto strumento. Così come la tensione 48 volt, cioè, quindi magari faccio la prova lato 48. Quando invece faccio la prova in cortocircuito, mi chiedo a sturdo e scolare le carte, non più se mi gira la testa, ma io posso fare la prova a vuoto da una parte e la prova in cortocircuito dall'altra. Tanto poi il rapporto spirito lo conosco perché misuro il rapporto fra le tensioni e lo senti. Per esempio, nella prova in cortocircuito di questo trasformatore il problema è rappresentato dalla misura, è sempre rappresentato dalla misura delle grandezze piccole, no? Quindi dalla tensione di cortocircuito. Allora, se faccio la prova, abbiamo visto prima, lato 400, se il 4% per questo trasformatore, se non sbaglio, la tensione di cortocircuito arriva al 12-13%, insomma intorno al 10%, qui siamo a 40 volt. E qui stiamo invece a 4,8 volte, 5 volte. Quindi in funzione degli strumenti che ho, la corrente è quella nominale, per cui la corrente che dovrò far circolare, quindi misurare, controllare, sarà 1,5 A in un caso, 12,5, probabilmente conviene lavorare su questa corrente, perché magari il mio però non ce la provo. Allora conviene fare la prova a vuoto lato bassa e la prova in cortocircuito, scusate, il contrario, la prova. La prova a vuoto lato bassa, la prova in cortocircuito. Va bene? Ci sono domande? Questa ripetetevela, questa parte, perché il laboratorio la prima cosa che faremo sarà la visualizzazione della forma d'onda a vuoto assorbita dal trasformatore, quindi quella a vuoto deformata, poi questa, che apparentemente si sinusoidalizza, vedete se visualizzate, quando lo vado a caricare. Poi facciamo la prova vuoto in corto sul trasformatore, ci calcoliamo i parametri. È evidente che una volta che ho i parametri del circuito equivalente io riesco a prevedere il funzionamento del trasformatore collegando un carico. Metto qui quelle che sono le grandezze di carico, la resistenza di carico, l'induttanza di carico, il condensatore di carico, quello che sia, i parametri del carico. Questo diventa un esercizio per ricavarsi le correnti sempre.